Buongiorno, dopodomani è Halloween e tada! Bottiglia di Santero col motivo di Halloween. Sia chiara una cosa, noi non facciamo pubblicità di Santero, non c'entriamo assolutamente niente. L'unica cosa è che ci capitano queste bottiglie per amicizia con un bar in cui abbiamo una galleria d'arte, lì si usano queste, ci capitano, è un bar dove abbiamo una filosofia d'approccio con gli artisti, esponiamo anche quadri, eccetera, eccetera, e fa parte dell'associazione degli artisti, un'associazione qui di Viterbo, e quindi ecco, capitano, è un peccato buttarle, le utilizziamo come riciclo, però con Santero non c'entriamo nulla assolutamente, se non appunto il bar che le tiene. Allora, con questa adesso io non vi annoio, la bucherò, utilizzerò lo stesso metodo utilizzato per questa, ci metterò una lampadina dentro e vi farò vedere praticamente il lavoro finito. Scusate se gli occhi alle volte guardo di qua, guardo di là, perché mi dimentico sempre di guardare verso la camera, quindi alle volte guardo me stesso sul telefonino e non guardo la camera. Ecco, a fine lavoro vi farò vedere come sarà accesa questa bottiglia. Il sistema sarà lo stesso, non cambierò. Pronti, via. Allora, tac, bottiglia, dove, bucata, eccolo qua, buchetto, ok, e il buco è fatto. Ora dobbiamo andare a raccattare l'alimentatore, perché lo manderemo chiaramente a 12 watts. Non ho trovato uno 12 watts, adesso dovrò fare una cosa che mi dispiace tanto, tagliare qui il connettore, giuntarlo con questo qui che è lo zoccolo per questa tipologia di lampadine, lampadina a LED oppure questa anche, eccoci qua, e metterla all'interno di un tappo così di polietilene. Questo adesso tutto velocemente, via, ci siamo quasi, qua attacchiamo l'alimentatore, la prova del 9, eccola qua, tada, e adesso con tutta la calma del caso va dentro la lampada, chiudiamo e voilà, e di là teschio, ecco qua. Sto giro ho trovato questo che utilizzerò per fare da tappo qua. Lo mando avanti, ho fatto sempre il classico nodo dentro in maniera tale da impedire l'uscita del filo dallo strappo. Con questo, ecco qua, adesso la bottiglia è una puntina di silicone, così avremo anche questo chiuso. Adesso non rimane che tada, adesso qui però dobbiamo spegnere la luce, ecco. L'effetto c'è. Poi con questi è il suo proprio. Fatto, eh? Arrivederci.